per commentare anche, ti chiedo a te, questa sconfitta sul finire di tempo, il vantaggio del Pescara, l'avevate pareggiata allo stesso modo, d'azione d'angolo con Cragnellutti, poi su quel colpo di testa di Lescano cosa è successo? Diciamo che a mio avviso siamo stati sfortunati appunto a subire gol al 47esimo, ormai a tempo scaduto, una disattenzione nostra su una palla inattiva che sapevamo e avevamo anche provato in settimana. Poi appunto, come hai detto tu, l'abbiamo pareggiata anche noi su una palla inattiva e all'ultimo ci ha insegnato su un cross, siamo stati un po' disattenti in area, oppure anch'io personalmente non ho spazzato bene la palla di destro, ma l'azione andava chiusa, andava buttata la palla fuori, non è stato fatto, appunto abbiamo preso questo gol un po' fortunoso, se posso dire, però comunque non mettiamo in dubbio le qualità del Pescara, che comunque è un'ottima squadra e ha dimostrato di poter vincere. Zeman ha detto che non è ancora contento della prestazione dei suoi, si è visto solo qualche movimento famoso zemaniano. Voi siete la terza miglior difesa di questo campionato, che idea vi ha fatto, che idea avete avuto della parte offensiva del Pescara? A me personalmente sono piaciuti perché comunque tutti si muovevano armoniosamente e trovavano belle palle filtranti, belle imbucate, appunto con il mediano Palmiero che ha dei piedi strepitosi. E se il mister non è contento non so come mai, però a me sono piaciuti sinceramente.